l'Inter che è ritornata in Champions dopo 6 anni. Beh, è stata grandissima, ma sa, è stata grandissima soprattutto la partita, il tipo di partita che ha dato una grande soddisfazione, poi alla fine emotivamente è stata una partita anche bella fra le altre cose, per cui niente, ci ha ridato indietro quello che potesse essere una sofferenza di quest'anno, una non sicurezza di poterci entrare insomma come campione. Però alla fine ce l'avete fatta, a chi maggiori meriti, alla società, Spalletti, la squadra? Beh, in questi casi sono tutti meritevoli. I giocatori ieri ci hanno messo il cuore, tanta volontà e l'anima, insomma, si è rivista un'anima vera nell'Inter. Spalletti quindi ha grandi meriti perché al momento giusto ha fatto la partita giusta e ha portato avanti quest'anno, il primo anno di Spalletti, l'ha portato avanti credo piuttosto bene, non è facile la piazza di Milano. E la società perché ha sostenuto e poi dà un'idea di futuro e quindi come tale mette i giocatori in condizione di giocare serenamente, insomma. Presidente, che mercato si aspetta adesso da parte di Suning? Ma per un giorno ci lasci il piacere di pensare che siamo entrati in Coppa dei Campioni e soprattutto in questa maniera così anche divertente, piacevole e sorprendente come è successo ieri. Ma poi per il mercato ci penserà la società, io penso che cercheranno qualcuno che dia ancora maggior peso a una rosa già buona, insomma. Fa effetto pensare che con 2 titoli di capocannoniere della Serie A un giocatore come Icardi non farà il mondiale probabilmente? Eh sì, beh, devo dire che in Argentina hanno giocatori fortissimi, però lui è uno che ha carattere decisivo, quindi forse è un errore da parte dell'Argentina. Un pensiero per Mancini e Balotelli in nazionale? Beh, fa piacere per tutte e due. Mancini è andato in nazionale esattamente con le stesse motivazioni con cui venne all'Inter, quindi, e all'Inter vinse molto, quindi spero che faccia la stessa cosa con tanta voglia e tanto piacere di fare questa nuova avventura, e quindi gli auguro sinceramente di fare molto bene e lo auguro a tutti noi, insomma. E Balotelli? E Balotelli? Beh, Balotelli è un gran giocatore, ha grandi doti, quindi se Mancini riuscirà a inserirlo nella nazionale, beh, Balotelli può essere utilissimo. Invece questa Champions è l'emozione dell'Inter più bella dopo il triplete? Beh, è il risultato che è l'emozione più bella, poi adesso diventa invece un impegno e che l'impegno sarà affrontato seriamente, certamente, e con grande carattere da parte della squadra. Grazie. 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 Grazie.